non ha la tradizione della gondola, bensì è nato col 1950, quando Alberto Sordi ha interpretato il film Venezia, la luna e tu, dove c'era lo scontro tra i nuovi gondolieri e i vecchi gondolieri. I vecchi gondolieri indossavano tutti la baretta col pompon, i nuovi il cappello di paglia. Da quel momento il cappello di paglia ha preso il sopravvento e adesso è il cappello, ogni paese, ogni popolo viene riconosciuto anche con un cappello. Per l'Italia c'è il cappello d'alpino e il cappello da gondoliere. Deve avere delle dimensioni, sia la decorazione nel nastro che la foggia, perché deve riparare dal sole, riparare dal vento, i nastri non devono essere troppo lunghi perché sennò arrivano sul viso, e ci sono delle regole estetiche, delle regole di omogeneità e delle regole tecniche su questo cappello. E adesso, oggi come oggi, i gondolieri a Venezia portano tutti la stessa canotta di paglia. Va bene. Che noi i primi anni, io e mia madre, chiudevamo bottega a Carnevale e andavamo a farci il nostro Carnevale. Poi abbiamo invece, siamo state sollecitate a produrre le cose che mettevamo per noi anche per gli altri, e quindi abbiamo dato sfogo alla nostra creatività anche di modiste, perché un cappello di carnevale non è mai troppo grande, troppo piccolo, troppo colorato, non esiste il troppo, perché c'è la libertà. E quindi noi abbiamo potuto riprendere in mano le tecniche del nostro mestiere e riapplicarle in libertà. Vai avanti. Non voglio parlare. Forse qua. Sì. Questo. Perché non è una parte. E io ho fatto il cappello che contiene tutto e ho montato il tutto. L'arrivo di mio nipote, che ha 32 anni, non è un bambino, è un architetto, con la sua passione per la stampante in 3D, mi ha aperto nuovi orizzonti, per cui riesco a mettere assieme gli antichi saperi e la nuova artigianalità, le nuove produzioni. Ed è una cosa molto stimolante e ripeto, divertente. È una divisa e siamo l'unica categoria in Italia che non è una forza militare che usa una divisa. È composta da una maglia a righe che può essere blu o bianca o rossa e bianca, pantaloni neri e scarpe nere. E la new entry, quindi stiamo parlando degli anni 60,
è il cappello di paglia. Beh, la divisa è importantissima per noi, cioè, è la stessa importanza che ha la gondola per noi è come fosse nostra moglie, siamo gelosissimi della gondola tanto quanto lo siamo della divisa, l'abbiamo difesa tantissime volte in tantissime sedi perché magari c'era qualche collega che magari voleva cambiare qualcosa o le dimensioni delle righe, perché le dimensioni delle righe sono precise, sono specificate nel regolamento, non più di 3 cm di larghezza devono essere. E quindi noi siamo gelosissimi di questa cosa qui perché comunque fa parte della nostra tradizione e le tradizioni noi ci teniamo tantissimo.